Abbiamo cominciato 5 anni fa. Tanti minuti sono trascorsi. Tantissimi giorni. Tante settimane. Mesi si rincorrevano. Decine di sketch nel nostro centro. Vi ricordate le femministe? Bello il gioco del lotto. Niente male il bel fisico. Non dimentichiamo la brioche. Io mi ricordo della sonnambula. E il gatto strizzato? Sono stati 5 anni bellissimi. Ma cosa ci manca? Ci manca Claudio. Ci manca Maria Grazia. Però loro direbbero, il teatro va avanti. Ciao Claudio, ciao Maria Grazia. Farem la rusticiada cul.
canzone che è quasi attuale proprio dei giorni nostri, che è Malanotte no, però voi dovete dire ogni giorno la vita è una grande corrida, Malanotte no, ogni giorno una lotta, chi sta sopra e chi sotto, Malanotte no, è il mattino un po' grigio se non c'è il dentifricio, gli omosessuali,
ma io non ero uno di loro e quindi non li ho difesi. Ed essi infine attaccarono me, ma non c'era nessuno a difendermi. Brava! E Nadia. Dura la vita per gli impiegati delle poste, ascoltare le lamentele dei clienti. Tutti non gli va mai bene niente, non vogliono mai pagare, ascoltare tutte le loro lamentele, sedare le risse. Poi ci sono i furbi, e quelli proprio non li posso vedere, non vogliono mai fare la fila. Io mi arrabbio perché non è giusto, devono fare la fila. Purtroppo bisogna lavorare per mangiare, quindi si va avanti. Poi tutti i giorni arriva un cretino che io non ho capito che cosa può. Mi scusi. Oh, eccolo, eccolo che sta arrivando. E la posta? Questa è la posta? È la posta, sì. Ma c'è posto per il postino che si posta la posta? Cosa ha detto? Non riesco a capire. Ma è semplice, c'è posto per il postino che si posta la posta? Ma se ne vada. Vabbè, ma non mi rispondono mai. Tutti mi fa perdere tempo, che devo lavorare io. Io devo lavorare, non posso dar retta a tutti quelli che si lamentano. Pagare, 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 sempre pagare, questi benedetti bollettini, luce, gas, telefono, devo fare tutto io e devo presentare, devo fare le prove di teatro, devo far da mangiare, devo lavare, stirare e poi c'ho un bambino di 69 anni che ve lo raccomando, se qualcuno lo vuole tenere per qualche ora, glielo do. Oh, va, speriamo che non ci sia nessuno. Oh, sono fortunata, non c'è nessuno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, signora. Senta, devo pagare 3 bollette. Luce, gas e telefono. Va bene, faccia la fila, signora, si mette in fila. Non c'è nessuno. Mi scusi, signora, ma devo pagare 3 bollette, ho premura. Le ho detto. Luce, gas e telefono. Le ho detto di mettersi in fila, signora. Mi ha capito? Questo è fuori, non c'è nessuno. Signora, ho tanta premura, devo fare anche il pranzo, devo finire di fare la spesa, devo far tutto. Mi faccia pagare queste bollette? Guardi che io ho tanto lavoro, non ho tempo da perdere. Lei si mette in fila e paga le sue bollette come tutti gli altri. Questa qua vede i fantasmi, io non vedo nessuno, non lo so, Adesso provo un'altra volta, se mi dice ancora che non c'è nessuno, mi incavolo veramente, le do una sberla. Signora, mi faccia un favore, guardi, ho premura, mi faccia pagare queste bollette? Signora, lei lo fa apposta, le ho detto di fare la fila. Oh santo cielo, ma chi mi ha picchiato? Come, con tutta la gente che c'è, guarda me. Fate lì. La stanzetta in affitto ho trovato per un momento. Cosa cambierà?
siamo gente deportata e qualcosa cambierà. Siamo ricchi di volontà. Cuore mio. Cuore mio, la speranza non costa niente, tanta gente già tanti sogni. Ma la genialità è nata insieme a me, nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Se mi date un teatro e un ruolo dato a me, chi sono? In una stanza di tremore tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro con i miei crack e i miei tic. La commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me e parlo e piango e riderò nel personaggio che io vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Torna in me ad ogni che scena che io sentirò e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale, paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi se repliche in città e un successo farò. Verso il rosa vi dirò con tenerezza, con furore, e mentre agli altri mentirò fino che sembri verità, fino che io ci crederò. Non è per vanità quel che valgo, lo so, e ad essere sincero io ne sono fiero.
abbiamo promesso, abbiamo finalmente l'onore e il piacere di avere nella nostra trasmissione Rauser, la famosissima segretaria del partito più popolare di questo pianeta, ed è qui con le sue guardie del corpo ed è pronta a rispondere alle vostre dure domande. Prego. Cercherò di risponderle senza remore. Ho 10 bocche da sfamare. Grazie. Ho risposto. Posso fare anche una domanda cattiva? Beh, non esageriamo. Sia fare la domanda. Qual è il suo parrucchiere? Quaffeur. Quanto ha pagato? Leggo nella sua domanda una punta di ironia. Le ricordo che noi siamo gente onesta, abbiamo le mani pulite, ragazze? No, mettete giù. Vorrei fare anch'io una domanda. Sono qui per questo, mi faccia pure domande cattive, non abbia paura. Hai risaputo che nel suo partito ci sono ladri corrotti, corruttori, mafiosi, delinquenti? Anche con 10 anni di carcere. La domanda è, ma perché non li ha buttati fuori dal partito? La ringrazio per la domanda, ma se lei è una donna con la S maiuscola, Scott, la prego, pretendo che mi dica un nome, soltanto uno, un nome solo, prego. Uno, Giulio, Andrea, Amedeo, Giacomo, Tiziano, Alberto, Matteo. Basta, la prego, sta esagerando. La informo che lei sarà destinataria di una querela. Ha esagerato, le ho chiesto un nome, uno soltanto, soltanto un nome. Senti, bimba, tu devi trovarti un uomo che almeno abbia 2000 euro al mese. E la figlia risponde, mamma, anche due con 1000 euro al mese andrebbe bene. Certo, la mamma gli risponde, sì, potresti trovare anche 4 con 500 euro al mese. Il vecchietto a fianco dice, quando arrivate a 20 euro avvisatemi che sono qua, con i suoi